Ucraina, OMS, nel paese pochi vaccinati, rischio contagi fuori confine. Cittadinanza attiva presenta la carta della qualità dei servizi vaccinali. Dematerializzazione delle ricette bianche e le disposizioni nelle circolari dei Ministeri dell'Economia e della Salute. Pillole di movimento nelle farmacie del Biellese, coupon per attività sportive gratuite. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha espresso forte preoccupazione per le segnalazioni di attacchi alle strutture sanitarie e agli operatori sanitari in Ucraina, così come per la bassa percentuale di vaccinati in Ucraina. È probabile che i movimenti di massa della popolazione contribuiscano ulteriormente alla trasmissione del Covid-19, aumentando potenzialmente la pressione sui sistemi sanitari nei paesi vicini, spiega il direttore generale dell'OMS. L'OMS intanto è al lavoro per assicurare la fornitura di attrezzature mediche essenziali. Anche la rete delle farmacie italiane, tramite Federpharma, ha prontamente risposto alle iniziative di solidarietà del PGEU, attivando una raccolta fondi per donare farmaci e dispositivi medici secondo le necessità indicate dal Ministero della Salute ucraino. Cittadinanza attiva, in collaborazione con un tavolo di lavoro al quale ha partecipato tra gli altri Federpharma, ha presentato la carta della qualità dei servizi vaccinali. Il documento si articola in 6 principi fondamentali, tra i quali accesso uniforme sul territorio, informazione e formazione. Tra le raccomandazioni della carta, rivolte ai vari interlocutori di livello nazionale, regionale e aziendale, nonché agli stessi cittadini, l'invito a una formazione coerente per tutti i professionisti coinvolti nell'attività di somministrazione dei vaccini, inclusi i farmacisti. Il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute hanno diramato la circolare in tema di avvio della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il documento, spiega Federpharma in una circolare per gli associati, assume particolare importanza perché, oltre ad illustrare nuovamente la procedura per erogare e spedire tale tipologia di prescrizioni, chiarisce dal punto di vista giuridico alcuni aspetti critici. Un mese di attività sportiva gratuita per rimettersi in moto dopo lo stop imposto dal Covid. Anche i comuni del Biellese hanno aderito al progetto Pillole di Movimento, che vede protagonisti i comitati UISP e oltre 370 tra associazioni e società sportive dilettantistiche attivi negli oltre 235 comuni italiani, nei quali a partire da gennaio si svolge il progetto. Le farmacie aderenti al progetto distribuiranno 480.000 confezioni di pillole di movimento contenenti un bugiardino coupon per praticare gratuitamente attività motore e sportiva, scegliendo tra una rosa di oltre 1.200 attività promosse in tutta Italia. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel per la prossima settimana. Buon fine settimana!